Un nuovo presidio sanitario realizzato a tempo di record in poco più di 2 mesi sul viale Adua a Pistoia da Farcom, la società che gestisce le farmacie comunali. Una struttura all'avanguardia di 350 metri quadrati con 10 ambulatori in grado di ospitare altrettanti medici di medicina generale e dove sarà possibile fare telemedicina e videoconsulto in un ambiente pensato per garantire i massimi standard di qualità e sicurezza, in grado di servire un bacino di utenza di 15.000 persone. Sì, è un investimento importante che abbiamo fatto, che sicuramente valorizza anche il presidio che c'è su Viale Adua, che ricordo, oltre a questi studi medici c'è la farmacia comunale 1, la 24 ore, aperta 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, e poi la casa della salute, quindi si rafforza sicuramente un presidio sanitario a vantaggio dei cittadini di Pistoia anche in un'ottica di accesso ai percorsi di cura. Questa struttura di 350 metri quadri ospiterà 10 ambulatori, una sala corsi e ovviamente una reception per i pazienti. Quando l'amministratore di Farcom ci ha posto la questione, l'opportunità che si era aperta con questo immobile proprio vicino alla farmacia 1, abbiamo accettato per due ordini di ragioni. Intanto per dare un luogo di lavoro migliore ai medici che già operavano sul lato della farmacia, ma anche e soprattutto alla cittadinanza che si rivolge a questi medici di base perché abbia un luogo migliore, più attrezzato e più fruibile anche alla luce di quello che stiamo vivendo con il Covid, con spazi più ampi, migliori. E quindi quello che si vede oggi è, credo, un servizio a tutto tondo per la cittadinanza che ha migliorato in qualche modo il precedente e quindi garantisce una fruizione migliore.